Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel quinto episodio della MC Eternal, se non mi sbaglio, dovrebbe essere il quinto. Oggi io sono andato avanti davvero tanto in questi 4-5 giorni di pausa che mi sono preso. Se mi sentite un po' con il naso chiuso è perché l'allergia mi sta uccidendo. E piano piano sto andando avanti. Iniziamo direttamente dalla casa. Qui in casa non è cambiato molto, semplicemente è stato aggiunto un coal generator, ovvero un generatore dove io metto il carbone e lui produce energia, in questo caso CF, ovvero Crystal Flux. Qui ho messo una pressure plate su un atomic reconstructor, ovvero, lo dice la parola in realtà, è un ricostruttore atomico, ad esempio l'ho usato. Oltre per trasformare la redstone in redstone cristallizzata, il ferro in ori crystal e il quarzo in prismarine shard, che dovrei averne ancora tre perché ho sbagliato il conto. E mi sono fatto questo bone prismarine paper knight slime, che è uno shuriken, diciamo, praticamente infinito. Qui abbiamo fatto per farci questo appunto, per farci la lama di Knight Slime, abbiamo inserito del ferro, della Seared Stone e sono andato a prendere il Purple Slime là, che avevo piantato qui ma non ho più ripiantato. Ora lo ripiantiamo subito insieme, così vedete anche l'alberello che è abbastanza carino, ovvero questo. Ce ne prendiamo uno. E ce lo piantiamo qua, che ci servirà di sicuro. Quindi adesso abbiamo un'arma che non fa tantissimo, penso faccia tipo 4 di danno, però è totalmente infinita. E ce la mettiamo al posto della spada. La spada successivamente la butteremo via. Ora, qui c'è il nostro farmer, che, ok, non sta raccogliendo queste cose, però fa niente. Li buttiamo dentro noi a mano, questi vanno di qua. Cosa fa? Il nostro farmer ci appunto mantiene questa 9x9 di canola. Questa 9x9 di canola produce, vabbè, i semi, che non ci servono quasi a niente per ora. E appunto la canola, come potete sentire, lui sta harvestando. La canola viene inviata attraverso un servo in tubo della Thermal Dynamics dentro una canola press che con l'uso di elettricità, ovvero Crystal Flux, produce il canola oil. Canola oil che si trasferirebbe direttamente nell'oil generator, ovvero usa l'olio per produrre energia e la trasferisce alle macchine adiacenti. Il fermenting barrel non serve. Questo produrrebbe 40 Crystal Flux su tick per 120 tick. Ma io cosa ho fatto? Ho messo questi fluid laser relay, vabbè, in questo caso non c'entra molto, fluid laser che inviano, al posto di passarla direttamente al generatore, inviano il canola oil nel fermenting barrel, che è praticamente istantaneo e trasforma il canola oil in refined canola oil, che al posto di 40 ci produce, come potevamo vedere prima, 80 Crystal Flux su tick per 120 tick, quindi il doppio per un piccolissimo passaggio che non è costato praticamente niente. Questo dà energia sia alla pressa sia al farmer. Ovviamente per iniziare bisogna usare il coal generator, glielo si appiccica alla canola press in modo da dare il via al tutto. Una volta che si dà elettricità al canola press e si inserisce manualmente un pochino di canola, bastano anche una decina di pezzi, dopo il circolo inizia, si può togliere il generatore, io lo uso solamente per l'Atomic Reconstructor. Qui ho posizionato degli animali, soprattutto le pecore, anzi, devo andarmi a prendere ancora un maiale e forse le galline le ucciderò perché perdono ecco, sono caduto, perdono le piume, quindi non è il massimo. Li ho catturati col lasso perché ci sarebbe una specie di zainetto apposta inserito in questo modpack dalla Tinker, ma non sono riuscito a farlo funzionare. Devo andare a sistemare i controlli, ma non ne ho voglia. Il miner è stato upgradato a livello 2, mi sembra, sì, solo a livello 2 e continua ad avere richieste. Come potete vedere, è sceso parecchio. Adesso è una bella laggata.
è sceso abbastanza. Qui ho creato il farmer, ovvero la farmer, e due campi, uno di grano e uno di patate. Lei ha bisogno di una hoe, una zappa, semplicissima, e produce anche frecce. Produce abbastanza, non è male come cosa. Per chi non lo sapesse, questi due spaventapasseri, ognuno segna diciamo un'area per il farmer di un 5x5 intorno a lui. Il problema è che se non c'è l'acqua, come possiamo vedere negli angoli, non rimane arato, quindi si rispa. Qui adesso verrò io magari a raccogliere qualcosina, se no non va bene così. Prima di andare a dormire vi faccio vedere la bakery, che però l'ho già upgradata a livello 2 perché, come potete vedere, è solo legno e pietra. Però non abbiamo nessun dipendente. Per avere dei dipendenti devo potenziare le case a livello 2, cosa che farò per il prossimo episodio perché mi serviva la lana arancio. Lana arancio che ora dovrei avere. Non ne ho abbastanza perché mi servono due letti arancio per casa, ma ho solo una pecora arancio. Avrei altro colorante perché ho i tulipani, però per ora vado a rilento, non c'è problema. Possiamo continuare invece con il miner che ho già portato al livello 3, nella speranza che usasse cose, diciamo, non cose, attrezzi di livello migliore, però potrei quasi portarlo anche a livello 4, solo che mi richiedeva una cosa che non ho. L'avevo vista prima. Ok, la Soul Sand. La Soul Sand mi manca, però forse potrei anche craftarla. E anche, va bene, Nether Brick. Quindi per ora non posso andare. Finché non vado nel Nether, non posso potenziare il builder a livello 4. Ma prima di fare il builder a livello 4, ovviamente, come vedete lì, ho messo i primi pezzettini di lana, qualche oak planks e plank diverse. La sto coltivando tutti gli alberi. Quei due lì alti sono due alberi della giungla in teoria, e quello piccolino è una Dark Oak. Le case, ecco, ho finito da mangiare quindi non posso correre, però ok, l'ho messa a cuocere, devo andare a prenderla. Le case ne ho fatte 4, una per ogni nostro villaggero, le voglio potenziare tutte e 4 in modo da poter avere altri 4 lavoratori. Uno ovviamente andrà al bakery e gli altri 3 adesso vedrò cosa fare. Volevo provare a fare anche l'enchanter perché è una cosa che non ho mai fatto, però vedrò io mentre potenzio le case cosa mi conviene costruire anche in base a cosa mi necessitano, perché non ho ancora tutti i materiali disponibili. Questo è il municipio di livello 2 e è quello che ci ho messo di più a fare perché mi ha richiesto non tanto il vetro, perché sì, il vetro è tanto, ma ho svuotato tutti i laghettini e le coste del fiume. Di sabbia ce n'è in abbondanza, più che altro era il legno di birch che ho fatto abbastanza fatica a fare. Questo è l'Humberjack, il boscaiolo di livello 3, che è quello che mi serviva di più, e l'ho fatto subito di livello 3 perché produce davvero tantissima legna. Ora lui, se io dico more details, potete vedere, serve un'ascia di livello minimo legno o oro e di livello massimo diamante. Penso che se trovo un modo per farmare facilmente i diamanti, lo farò subito. Lo farò subito perché, aspetta, come potete vedere, produce davvero tanto. Ora gliene darò una semplice in ferro e come finisce quella in ferro gliene porterò una di diamante. Queste sono tutte, diciamo, le novità fatte in questi giorni, e sembra tanta roba, ma in realtà una volta che faccio partire la costruzione e gli do tutti i materiali che ho già, non c'è molto lavoro da fare. Io facevo quello e una volta ho preso gli animali, una volta ho creato questo campettino che è alimentato sempre dai worms, che ricordatevi, se dovete piazzarli, coltivano un'area 3x3, quindi contate uno in diagonale, ne mettete uno, due in diagonale, ne mettete uno, così via. Almeno siete a posto. Io qui ho anche molto avanzo, diciamo, quindi potrei quasi
scegliere di mettere una batteria che però in questo momento non ne ho la possibilità, devo andare ancora in miniera e lo farò tra questo e il prossimo episodio, farò questo, andare in miniera, finire bene la smeltery, ovvero quella della Tinker, anche lei devo finire di creare le cose per completare la quest, perché qui abbiamo fatto la Toolforge, perfetto, mi ha dato del cibo. Ora mi preparo due o tre cose e poi ci vediamo direttamente alla torre. Perfetto ragazzi, ci stiamo avvicinando alla torre che vogliamo esplorare. Prima vorrei vedere qua che c'è solo la fornace. Proviamo direttamente sulla pecora. Ok, facciamo 4 di danno se lo lasciamo ricaricare. Quindi non è poi così male. Devo abituarmi un po' al ritardo del proiettile, però non è così male. Ora facciamo così che siamo in teoria più comodi. No, 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 ragno, ragno, io ti odio, ragno. Come potete vedere è molto semplice fare così, eh. No, 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 no. Non mi aspettavo nascessero loro. Scusate, sono stato interrotto. E qui non c'è niente. Wow, che schifo. Mousetrap e sugar canes. No, queste cose mi servono. Però possiamo mettere tutto qua. NFT classic. Ok. No, 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 no. Sono giovane, non possiamo averlo. Perfetto. Quanto avevi scheletri? Fortunatamente mi fanno abbastanza poco, ma oddio, cos'è qua qui sopra? Spammiamo sempre, ok. Ci hanno dato anche un pochino di cose. Questo qui lo odio. Ecco, ancora queste cose qua, va a finire che ci muoiono. Lo so già. Sta laggando un pochino il mondo, ma non vedo che me la prende molto volentieri. Ok. Ma da dove? Ah, cadono dal sopra. Posizioniamo i libri qui, giusto perché sono carini da vedere. Quando l'avremo riempita tutta, anche se sono doppi, nello spellbook già lo avevo, quindi vedete, ne abbiamo già tre, abbiamo un Akashic Tome e vabbè, il questbook, che però ho impostato il tasto, quindi non è che ci interessi. Abbiamo il Mending Moss e il Silk Touch da fare, però ora come ora non saprei. Il challenge since last that non so cosa sia. Wow, questa mi piace. Ok, ora vi spiego. Questa è un creative modifier, ovvero ci permette di metterla su un qualsiasi attrezzo. Ad esempio, devo modificare il mio Rusty qui, che tra l'altro è uno che ho ricevuto, non è più il mio, ma è uno che ho ricevuto da una questa. Se io gli posiziono quello lì che ormai ho buttato dentro,
ho la possibilità di avere un più modifier, perché se io faccio shift vedo attacco 6.4 modifier 3 e serve soprattutto sul piccone più avanti, serve parecchio per dargli più velocità, cose del genere. Ho trovato uno spawn creeper sentinel, wow, non so cosa sia, quindi direi che lo buttiamo dentro, anche la raw mutton la buttiamo dentro e adesso ci apriamo queste due. Una record bag, ho trovato un music disc schifoso, un altro music disc rotto tra l'altro, potion bag, una splash potion of healing, ok, che ci cura, e una pozione che ci cura normale, perfetto, tutte cose che personalmente non ci servono, penso, però va bene. Direi, essendo giorno, possiamo tornarci alla nostra torre e provare a fare gli ultimi piani. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati in cima, come vediamo ce ne sono altre di torri, se ne vede una anche lì sulla sinistra appena appena, e due qua che però molto probabilmente mi farò da solo. Adesso qui posso buttarmi giù, quindi perfetto. Questo è il loot finale, ovvero il lead o lead. Vediamo cosa riusciamo a prenderci di avanti, me li porterei via subito. Giga Pickles, anche questo dovrei piantarlo. E quindi faccio due viaggi, dai. Raz, questo non so che uso possa avere, però non conoscendolo preferisco tenermelo. Quindi adesso vado a casa, dormo. Qui no, qui muoio, quindi posso fare così. Zubidu. Luff. Vado a casa, dormo e poi vengo a prendere le ultime cose. Perfetto ragazzi, per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Ciao a tutti!